Prima di tutto, le leggi biologiche non sono una medicina, non sono una pratica, sono una conoscenza che quando l'operatore o la singola persona coinvolta le conosce, ha degli strumenti in più per gestire in maniera completamente differente quello che noi chiamiamo normalmente la malattia. Per cui non va né nella medicina alternativa né nella medicina allopatica, è una conoscenza. I medici che mi seguono all'Università di Buenos Aires o all'Università di Rosario si rendono benissimo conto che questa conoscenza è una conoscenza in più, mi permette di fare finalmente il medico sapendo cosa sta facendo e perché lo sta facendo. E questo è molto diverso da una terapia. Certo. Una volta che io conosco le leggi biologiche, so come funzionano i processi biologici nel nostro organismo, a quel momento io prendo gli strumenti che sono i miei come professionista, che sia poi un agopuntore, un medico o un naturopata, ognuno farà in base ai suoi strumenti, potrà sostenere questa persona, però sapendo cosa fa. Quindi questa è la prima Certo. differenza, non è Sì. una terapia. Sì, importante chiarirlo. Quindi se vogliamo iniziare da una delle slide che ci ha mandato, iniziamo a entrare su qualche dettaglio, perché chiaramente sappiamo bene che ci vorrebbe molto più tempo, ma insomma vogliamo dare almeno una nozione sommaria. Ecco, il dottor Hammer ha scoperto diversi livelli, diverse cose che sono nuove. Ecco, nella psicosomatica normalmente noi abbiamo questo concetto che se tu sei stressato, lo stress generico, poi alla fine ti ammali. Invece lui ha portato proprio la chiave di volta del cambio, della comprensione proprio dell'interazione tra la psiche e il soma, cioè questo evento inaspettato che va a attivare un'area cerebrale ben precisa. Ecco perché possiamo fare la prima slide. Quando la persona quindi si trova di fronte a un evento inaspettato, la sua curva, qui vedete la curva vegetativa del sistema neurovegetativo, quindi sopra la linea siamo in simpaticotonia, sotto la linea in vagotonia, cioè in stress o in rilassamento, però questa fase di stress viene attivata e non tanto, e anche lì c'è stato un errore comunicativo proprio di base del dottor Hammer di chiamare questo conflitto. In effetti non c'è nessun conflitto biologico, ma c'è un'attivazione. Se io mi spavento, ho attivato varie aree cerebrali, ma le ho attivate, non è che non c'è un conflitto. C'è magari una situazione conflittuale, ma io attiverò le aree cerebrali non in base alla percezione che io ho di quello che succede, ma le attiverò in base al significato che io do a questa percezione. Faccio sempre questo esempio semplice: se siamo qui in tre a guardare fuori la finestra, vediamo una casa bruciare, noi vediamo la stessa percezione, vediamo questa casa con le fiamme. Però per uno dice: bello, così quando è giù quella casa lì avremo più sole noi, e l'altro dice: oh, cavolo, c'è dentro il gatto, e l'altro dice: ho appena comprato l'appartamento in quella casa lì, adesso perdo tutti i soldi. Ognuno darà un significato diverso alla stessa percezione. Quindi non è l'evento inaspettato o il trauma o non so cosa che va a attivare le aree cerebrali, è sempre il mio unico modo di dare significato con la percezione. E Certo. questa è già una cosa che mi distanzia Sì. moltissimo da tutta questa narrazione generica, nuova medicina germanica, che è molto vaga. Qui siamo proprio nella precisione della Sì. E biologia. Esattamente, dell'individuo, quindi la specificità dell'individuo. per quello che lo stesso evento per tre persone Può attiverà zone diverse. generare effetti diversi sull'organismo, chiaro, Questo è chiarissimo. importante. Una volta che l'abbiamo attivato, noi siamo quindi in questa fase attiva che dura il tempo che io mi tranquillizzo, e quando lo sciolgo poi ho la seconda fase, ecco sempre la slide 1, che è la seconda fase dove proprio ho tutto il corpo che si rilassa, sono in vagotonia, sono stanco e soprattutto in quello che è la prima fase dopo la soluzione, che è quella che noi chiamiamo post-conflittolisi A, è dove tutto gonfia, ed è lì che ho male, gonfiore, infiammazione, no,
tutti questi nausea, questi sintomi che normalmente diamo come malattia, ma in effetti è già la seconda fase del processo, no? E poi abbiamo una strizza, diciamo, dovuta appunto all'area cerebrale che quando va in soluzione gonfia un po', poi strizza, e lì abbiamo queste crisi pietoide che può essere un crampo muscolare, può essere un colpo di tosse, può essere uno starnuto, chiaro che può essere anche un infarto o i vari infarti, che sia di miocardio, del coronarico, eccetera. E poi dopo questa situazione abbiamo una fase dove sudiamo tanto, uriniamo tanto, dove la febbre va giù, per esempio nella PCLA la febbre può essere alta e resta alta, mentre nella PCLB noi abbiamo proprio questa espulsione e alla fine resterà una fase cicatriziale. Ecco, e questa, diciamo, questa curva bifasica non è nuova, già Seyle la conosceva, ma col dottor Hammer è diventata molto più precisa e nessuno ha mai parlato di crisi epilettoide. Quindi ecco, questa è la comprensione di molti, molti processi che abbiamo. Ecco, questo è, diciamo, un po' il quadro generale.